Allora Marco, dopo un primo turno agevole, anche oggi un primo set in cui si è andato molto bene, lui sbagliava tanto, mentre nel secondo set in rimonta. Sì, purtroppo come ripeto sempre c'è ancora tanto da migliorare mentalmente, visto che ero 6-0, 2-0 a servizio, non c'era partita, mi sono un po' distratto, ho iniziato a guardare fuori, a parlare, sono andato 4-2 sotto, ho avuto anche tante chance per vincere il secondo set, sarebbe stata una partita ancora lunga visto che potevamo andare benissimo al terzo. Per fortuna sono stato lì e sono riuscito a portare a casa questo secondo set che poteva veramente complicare questa partita, che era importante visto che per fortuna sono ai quarti di finale e posso giocare un'altra partita buona di livello in questo buon challenger. Da quella parte di tabellone è uscito Volander, tra l'altro, quindi Lizza, Riturio, Mina, non da sottovalutare, però per un quarto di finale challenger sono buoni giocatori, non parte. Non c'è nessuno da sottovalutare ormai, giocano tutti benissimo a tennis, sono tutti molto carichi, hanno tutti voglia di vincere, quindi Volandri, Lizzari Turri, Minà, sono tutti giocatori buonissimi. Ovviamente Volandri era il giocatore più importante di questo torneo, visto che difendeva anche vittoria. Vedremo chi vincerà questo secondo turno tra Mina e Lizzari Turri. Tra l'altro tu quando giochi un torneo o perdi subito, poco spesso, o vai fino in fondo, perché allora, in quarti di finale... Mi tocco anche se non si vede, perché... Nei quarti di finale hai fatti una volta e challenger in tutta la carriera. Sì, non mi ricordo, speriamo non ci sia una seconda volta giusto in questo torneo, però vedremo cosa succederà, te lo dirò a fine torneo. Va bene, in bocca al lupo. Prego, grazie.